ปครับมาเทียนเจอขวาของอินทรีทองกระทุ่มมาเอาอีกไหมเอาสวัสดีครับCiao a tutti, oggi parleremo del clinch. Siamo qui al 7 Muay Thai Gym, lui è Am e io sono Mattias. In particolare parleremo delle ginocchiate che si tirano in clinch. Diciamo che ce ne sono diverse, davvero tanti tipi di ginocchiate. Io ve ne spiegherò le tre principali che considero le più utili e le più comuni. Passiamo subito al lavoro. La ginocchiata, diciamo, classica, conosciuta da tutti, anche magari da voi in Italia o comunque nel mondo occidentale, è la classica ginocchiata che si fa al sacco, e quindi tutti pensano che quella sia la ginocchiata principale del clinch, che è questa qua. Per esempio, ho una presa al collo, carico indietro e metto il ginocchio dritto nella sua pancia, ok? Quindi caricato molto con l'anca, questo ginocchio è davvero un ginocchio fortissimo. Però, a mio parere, è un ginocchio difficile da riuscire a tirar fuori durante il match, soprattutto se si ha davanti un avversario che è molto bravo in clinch e che fa clinch tutti i giorni, allenato, ok? Perché cosa farà lui? Quando io cerco di tirargli un ginocchio in quel modo, lui attacca la sua pancia alla mia, ok? Quindi mi lascia poco spazio per poter caricare. Se io sposto la mia pancia per caricare, lui probabilmente tirerà un ginocchio prima di me, ok? Quindi, diciamo, il ginocchio più utilizzato nel clinch, soprattutto in allenamento, ma anche nel match, è questo qua. Adesso ve lo faccio vedere. Qualsiasi posizione siate, quindi che state controllando il braccio, state controllando il collo, è questo qua. Quando lui attacca la pancia alla nostra, per non prendere ginocchiate dritte in pancia, noi alziamo la gamba lateralmente in questo modo, alziamo il ginocchio lateralmente e lo andiamo a schiaffare, proprio tipo schiaffo, contro le sue costole, o in allenamento ovviamente si usa la parte della coscia e si va a colpire sulla parte morbida laterale, mentre invece nel match ovviamente si cerca di andare con il ginocchio a colpire in qualsiasi punto si trovi, ok? Quindi ve lo faccio vedere più veloce. In allenamento facciamo così, bam, dobbiamo sentire il suono, chaff, ok? Questo suono qua, se sentiamo questo suono vuol dire che il ginocchio è veloce ed esplosivo, è un ginocchio che comunque fa punti e fa anche abbastanza male, ok? Di qua o di qua, ok? Questo era il secondo. Adesso vediamo il terzo ginocchio, che a mio parere è il più, diciamo, sconosciuto e ignorato in Europa o comunque al di fuori della Thailandia. Il ginocchio che in thailandese si chiama Khao Yat Sai, che letteralmente vuol dire il ginocchio ripieno, quindi andiamo a entrare nel suo stomaco, quindi siamo qua in like hand, oppure stiamo prendendo il collo, indifferente, come prima, lui attacca la sua pancia alla mia, ok? Quindi non mi lascia fare un ginocchio classico. Io cosa faccio? Indietreggio un pelino con la schiena, con il culo, alzo il ginocchio più alto possibile e lo vado a scaricare verso giù, verso avanti ovviamente, verso di lui, più che altro verso giù, pam, andando a colpire la parte sotto dei suoi addominali, circa dove c'è l'ombelico, ok? Quindi subito sopra la conchiglia. Quel punto lì è uno dei punti degli addominali meno allenato. Quindi se prendere un colpo lì, se non si è davvero abituati a farlo tutti i giorni, a prenderli tutti i giorni da diversi partner in clinch, mattina e sera, vi assicuro che sul ring, se prendete un colpo così, se non andate giù, comunque vi cambia l'esito del match, perché non è un classico ginocchio che vediamo tutti i giorni, almeno fuori dalla Thailandia. E niente, queste ginocchiate, come avete potuto vedere forse dal mio ultimo match, sono molto molto usate nel clinch, sia all'allenamento, tra partner ovviamente si cerca di beccare solo sugli addominali e di non prendere le costole, e ovviamente anche nel match, perché sono davvero ginocchiate molto molto efficaci e che richiedono davvero uno sforzo minimo, diciamo, rispetto a un ginocchio caricato e tutto quanto. Quindi rivediamo le tre ginocchiate principali che a mio parere si usano in clinch. 1. Ginocchiata classica, caricamento, pam, in dentro, ok? Ginocchiata numero 2, l'avversario vicino a me, alzo il ginocchio, schiaffo, ok? Alzo il ginocchio, schiaffo. Terza ginocchiata, ok? Siamo vicini pancia a pancia, alzo il ginocchio e lo tiro in dentro, ma soprattutto verso giù, ok? Occhio a non prendere ovviamente la conchiglia, cercate di mirare proprio sull'ombelico, può fare sia sinistra che destra, ok? Spero di essere stato chiaro, per qualsiasi domanda scrivetemi o fate un commento qua sotto. Grazie mille, salve di capo.